controlli serrati da parte dei carabinieri della compagnia di Schio che nella giornata di ieri venerdì 6 ottobre hanno svolto un servizio straordinario di monitoraggio del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Numerose pattuglie hanno perlustrato lo Scredense e i vari comuni ricompresi nella giurisdizione di competenza con vari posti di controllo lungo le principali vie di comunicazione. Nel corso del servizio sono stati impiegati anche i militari del nucleo carabinieri forestali di Arsiero che hanno eseguito vari controlli stradali lungo la Valle dell'Astico finalizzati alla verifica dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di rifiuti. I militari hanno effettuato controlli anche nel centro storico di Schio e nella zona della stazione ferroviaria. Complessivamente il servizio ha portato all'identificazione di 95 persone, al controllo di 48 veicoli e di 2 esercizi pubblici e dal deferimento in stato di libertà di 2 persone. In particolare siamo a San Vito di Leguzzano, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Schio hanno denunciato in stato di libertà un 19enne del luogo perché, sottoposto a controllo e successiva perquisizione, veniva trovato in possesso di un involucro contenente 35 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per detenzione di fini di spaccio di stupefacenti. A Schio invece i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette hanno denunciato in stato di libertà un 25enne del luogo, il ragazzo che si trovava in compagnia di altri coetanei al fine di sottrarsi al controllo da parte degli agenti ha tentato una fuga a piedi venendo però immediatamente fermato dal personale operante.